Pilozzi, Palma, Tripiedi. Ci siamo ora? Sì, è chiusa la votazione. La Camera approva. Allora, avverto che essendo stata accettata dai presentatori la proposta di riformulazione dell'emendamento Segoni 1.31 avanzata dal relatore di maggioranza, lo stesso dovrà intendersi riferito all'articolo 4 e conseguentemente con la nuova numerazione 4.50. Sarà posto in votazione dopo l'emendamento De Rosa 4.38 a pagina 69 del fascicolo. Quindi per il momento non lo votiamo, lo votiamo successivamente. 1.3 Russo, parere contrario di Commissione, Governo e dei relatori di minoranza. 32, scusate, ho letto male. È aperta la votazione. Murer, Dall'Osso, Latronico, Bolognesi, Latronico, Murer e Vico. Ok. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.33 Russo, parere contrario, Commissione, Governo, relatore 5 Stelle, relatore alternativa libera possibile, si rimette all'Aula il relatore Siselle. È aperta la votazione. Micillo, Locatelli, Dellai, Ravetto. Di qua tutto a posto. Micillo ancora non riesce a votare e ora Sarti. Ecco, Micillo a posto, Sarti pure, chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.34 Russo, parere contrario di no, scusate, parere favorevole di Commissione e Governo. Chiede di parlare il deputato De Rosa, prego. Sì, qui si dice che praticamente le politiche di sviluppo territoriale, nazionale e regionali, l'articolo iniziale diceva che favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate. Si cancella questa parte e quindi si toglie che anche negli spazi agricoli delle aree urbanizzate. In sostanza, qui si tutela l'urbanizzazione mentre non si tutela l'agricoltura. Se abbiamo una legge che deve incentivare l'agricoltura, tutelare il suolo agricolo, mi deve anche portare, possibilmente, in alcune sue parti, il suolo agricolo in città. In questo caso viene assolutamente tolta questa parte. Capite bene che andiamo in senso opposto.